tema di cui dibatteremo stamattina è principalmente quello, come già descritto da vari media, è quello delle dimissioni del sottoscritto dalla Commissione Politiche Sociali. Mi corre l'obbligo però definire il motivo per il quale io oggi mi sto dimettendo da questa commissione. Il giorno 4 agosto, e vi faccio un po' una cronistoria, il giorno 4 agosto è stata convocata la commissione, perché dovete sapere che le commissioni vengono convocate o dal presidente o da tre consiglieri che fanno una richiesta e poi il presidente convoca. Il giorno 3 agosto, in modo del tutto errato, è stata convocata da tre consiglieri comunali e nello specifico Capasso, Di Virgilio e Sbano, la Commissione Politiche Sociali, alla quale chiaramente io ho partecipato. I signori sopra descritti hanno posto in essere una nuova votazione di un nuovo presidente senza nemmeno passare per la sfiducia al sottoscritto. Sfiducia che nei regolamenti comunali non esiste. Qualora fosse esistita, ci sarebbe dovuta essere una riunione convocata dal Presidente del Consiglio per poi porre in essere questa sfiducia. Ma ribadisco il concetto: a livello regolamentare e statutario non esiste la sfiducia al Presidente. Di conseguenza io ho segnalato la cosa al Presidente del Consiglio, il quale a mio modesto parere, se fosse una legge elettorale, sarebbe dichiarata del tutto incostituzionale, poiché ha perso i suoi requisiti di imparzialità e di terzietà, essendo attualmente solo un componente della maggioranza. E questo lo va a dimostrare anche il fatto, e parlo nello specifico del dottor Augusto Bisceglia, quando parlo nello specifico, per esempio, un esempio su tutti è quello quando il sindaco, noi stavamo discutendo sulla costituzione di parte civile, quando il sindaco entra in consiglio comunale, lo tira per la giacchetta e dice esci fuori, lui si alza dalla sedia probabilmente inconsapevole del ruolo che riveste ed esce dall'aula consigliare. Insomma, un fatto gravissimo e inaudito per un presidente del consiglio. E vi dico che, tornando alla questione politiche sociali, il Presidente del Consiglio ha fatto finta di non vedere e di non sentire. Allo stesso modo ho inviato una nota al Sindaco, il quale ha detto che secondo lui la sfiducia al Presidente di una Commissione è possibile porla in essere. Al che alla mia domanda, quindi perché l'istituto giuridico è parimenti a quello del Presidente del Consiglio, gli ho chiesto: Sindaco, per cui secondo lei è possibile anche sfiduciare il Presidente del Consiglio? Lui ha risposto: sì, è possibile anche sfiduciare il Presidente. Quindi insomma siamo su dimensioni politiche e amministrative nettamente differenti, perché parliamo proprio della conoscenza dei regolamenti, dello statuto sui quali si fonda la normale e naturale amministrazione del nostro ente comunale. Dunque, queste mie dimissioni di oggi sono fondamentalmente una protesta rispetto ad un abuso che è stato perpetrato da questa amministrazione, da questi consiglieri comunali, perché vorrei solo ricordare che all'interno della Commissione Politiche Sociali ci sono i due consiglieri comunali che sono passati dall'opposizione alla maggioranza, grazie ai quali sono i consiglieri Capasso ed Innocenti, grazie ai quali questa maggioranza si tiene ancora in piedi. Sì, ma dice perché sono passati? Non per fini nobili o per il bene della città, come loro tendono più volte a sottolineare, ma in cambio di assessorato, di contrattazioni rispetto a deleghe, perché quando noi diciamo in maniera sottile, diciamo che due consiglieri sono passati dall'opposizione alla maggioranza, si pensa normalmente, diciamo, che loro abbiano sposato una linea di questa maggioranza, perché è una maggioranza che opera bene nell'interesse della città. Invece no, sono passati in cambio di assessorati, quindi non per fini nobili o per il bene della città, ma perché gli è stato promesso qualcosa ed hanno ottenuto qualcosa che non andasse nella direzione del cittadino ma nel loro personale interesse. Scusa, è triste, no, ci mancherebbe altro, anzi è triste sapere che un sindaco, ad una richiesta di chiarimenti che è stata quella in riferimento alla mia sfiducia nella commissione, come Presidente della Commissione Politiche Sociali, risponde: tu non fai più parte della maggioranza, non hai più la maggioranza all'interno di questo ente comunale, per cui non puoi essere più Presidente. Al che io risposi: Sindaco, per me questo va bene, ma allora neanche tu hai più la maggioranza uscita dalle urne, per cui dovresti dimetterti.
a quel punto il ragionamento non stava più bene al sindaco. Dunque, adesso al di là delle polemiche, insomma, ritengo sia giusto sottolineare il fatto che un ente, soprattutto il comune di Aversa, insomma, stiamo parlando di un comune di 60-70 mila abitanti che riveste attualmente anche un ruolo importante come snodo principale tra Napoli e Caserta, i cittadini dovrebbero semplicemente pretendere il rispetto delle regole che da questa amministrazione vengono puntualmente disattese, a parte disattese, cioè del tutto disconosciute. Perché noi non stiamo parlando di leggi nazionali che vengono, come dire, aggirate o violate, noi stiamo parlando di regolamenti comunali. Io non so se il presidente finge di non conoscere o non conosce, non so se il sindaco finge di non conoscere o non conosce, ma in tutti e due i casi per me questa situazione è insopportabile ed è grave. Per cui, insomma, quanto vi dovevo comunicare è questo. Io ringrazio i consiglieri dello Vicario e Marco Villano che sono presenti a questa mia conferenza stampa anche insomma, per dimostrare la loro solidarietà rispetto ad una condizione che veramente è diventata insopportabile. Ringrazio voi per la vostra presenza. E, ma per quanto riguarda la Commissione Politiche Sociali, alla fine dei conti lei è stato dimesso, diciamo così, tant'è che è stato nominato il nuovo presidente. Dunque, io mi avrebbero dovuto sfiduciare, ma non la è stato possibile. Abbiamo detto che non esiste nel regolamento. Benissimo. Quindi no, è stato detto, io ho la forza dei numeri, comando io, quindi tu non sei, un po' il marchese del Grillo, non so se lo conosci il film, quando appunto il marchese dice io sono io e voi non siete, e mi fermo qui perché altrimenti insomma è... No, perché una volta sfiduciato si doveva tornare in consiglio comunale per nominare un nuovo presidente con le famose votazioni. No, avrebbe dovuto, il presidente del consiglio avrebbe dovuto indire una nuova convocazione, quindi su convocazione del presidente del consiglio ci saremmo dovuti riunire e fare un'ulteriore elezione. Cioè, per questo vi dico, il segretario generale del comune di Aversa, che come ben sapete è il notaio, no, dell'ente, ha dichiarato questa procedura illegittima non una volta, non due volte, ma tre volte. Per cui qui non stiamo parlando dell'opinione, perdonami Antonio, di Carmine Palmiero, di Federica, di Francesco Tagliocco, di Antonio, stiamo parlando di un parere tecnico legale del notaio del comune che dichiara illegittima diverse volte la procedura adottata, e nonostante questi signori che cosa fanno? Riconvocano la commissione come se nulla fosse accaduto. Però come lo fanno? Non sotto, le convocazioni non vengono sottoscritte dal presidente ma da tre consiglieri comunali, perché loro sanno che stanno sbagliando. Quindi voi capite l'assoluta... Quindi, cioè, da quando è avvenuta questa dimissione forzata la commissione si è riunita. Si è riunita per altre, l'ho riunita io come presidente e la minoranza è stata assente. Poi è stata riconvocata dai tre consiglieri comunali e praticamente dove si è discusso di qualcosa di cui io non so. E cioè, il presidente, diciamo, imposto sarebbe il consigliere Sbano. Ha convocato mai la commissione? Da solo no, perché non lo può fare, perché loro sono consapevoli di non poterlo fare. Quindi in pratica qualunque cosa questa commissione decida è illegittima. Se si ricorre al TAR sui verbali della commissione sono tutti illegittimi. Tutto ciò che fanno è totalmente illegittimo. Infatti, scusa se... Considerando un'ultima cosa, considerando questo parere della segretaria comunale, siccome il nostro sindaco spesso utilizza il parere della segretaria comunale per rafforzare le sue iniziative. Sì. Perché poi in questa occasione questo parere l'ha ignorato? Questo è un mistero. È un mistero, però è facile intuire la risposta, diciamo. Allora, il sindaco non fa nient'altro che non abbia già fatto altre volte. Cioè, in questa ipotesi, quando il parere gli è contrario, perché è contrario ai suoi consiglieri di maggioranza, allora lui sceglie di ignorarlo scientemente. Altre volte, quando è invece favorevole a quello che va a proporre, lo tiene presente e lo fa, se ne fa promotore, portandolo addirittura a supporto delle decisioni che prende. In questo caso era scomodo come parere e quindi ha preferito totalmente ignorarlo, lasciando tra l'altro che i consiglieri che fanno parte della Commissione Politiche Sociali operassero
in quel caso nella norma, perché come ha spiegato Carmine, loro non si mettono mai in difetto convocando la commissione col nome del presidente, perché sanno che il presidente in realtà è Carmine. Sbano è un presidente illegittimo, il consigliere Sbano oggi è un presidente illegittimo, quindi loro, coscienti del fatto che andrebbero a compiere un'irregolarità, fanno firmare le convocazioni dei tre consiglieri facenti parte della commissione. Quindi stesso loro ammettono che stanno facendo una cosa che non possono fare e continuano a farla regolarmente. Che anche in questo caso sbagliano, perché i tre consiglieri possono proporre al presidente la convocazione di una commissione. E poi deve essere per questo vi dico. Quindi, quindi non la propongono a nessuno. Non la propongono a nessuno. Per questo vi dico, io non so se sono ignoranti o fingono di essere ignoranti. In tutti e due i casi stiamo parlando di qualcosa di gravissimo. E quello che più mi preoccupa è il silenzio del presidente del consiglio, che perde i suoi requisiti di garanzia di terzietà. Il sindaco ormai ricopre la sua parte politica e, come dicevo prima, lui dice: io ho i numeri, anche se presi dall'opposizione, anche se ho fatto una compravendita ai supermercati, così si dice, no, io offro, più ti offro tu più, e insomma stiamo parlando di questo. Allora io il sindaco non lo tengo in considerazione in questa situazione, ma il presidente del consiglio dovrebbe rappresentare il consiglio comunale in generale e le commissioni. Di cosa stiamo parlando?